periodo che stiamo vivendo, nel contesto che stiamo raccontando, insomma, è importante che chiunque possa trovare protezione, possa cercare di capire cosa offre appunto il Sì, mercato. Allora, cos'è il microfibra? direi, faccio un piccolo capitolo introduttivo perché è importante, cosa ha svelato un po' il caso Covid? Ha svelato che da un giorno all'altro può cambiare tutto. C'è una forte componente di disruption nei mercati che si è espressa e rende quindi, a mio avviso, la necessità di avere tutti gli strumenti a disposizione per reagire, per adattare il portafoglio, per cambiare direzione in modo veloce. E quindi il microfib si inserisce in questa ottica di dare quindi ai clienti un prodotto accessibile, perché il controvalore nozionale, come diciamo in gergo tecnico, è di 4.000 euro, cioè vuol dire che uno di questi contratti ha un valore di 4.000 euro, quindi ragionevolmente basso. Ma permette a quello che lo utilizza sia di comprare, come farebbe tendenzialmente con un ETF, con un'azione, però si espone con un clic unico a tutto il mercato azionario italiano, cioè i 40 titoli del FTSE MIB in un colpo solo. Questo è un primo vantaggio. Il secondo vantaggio è che può anche vendere allo scoperto. Cosa vuol dire? Vuol dire vendere senza prima aver acquistato il titolo e quindi in questo caso essere esposto positivamente a una discesa del mercato. Cioè se l'indice passa da 20.000 a 19.000, scende di 1.000 punti, questo prodotto ti fa Guadagnare, guadagnare in certo. proporzione a questa discesa. Questo, Nicolà, per capire ancora magari qualcosa di più tecnicamente, è intanto credo un prodotto unico proprio nel panorama europeo, perché tecnicamente forse ricalca un po' alcune caratteristiche che abbiamo già visto sui FIB e È minifib, un quindi che futures. ecco, infatti, però appunto tecnicamente quali sono sostanzialmente, oltre a quelle che hai già elencato, le caratteristiche? Esattamente, è un futures, quindi è come il FIB, come il minifib. L'unica differenza è che il suo valore, appunto indice, invece di essere 5 euro appunto indice come il FIB o 1 euro appunto indice come il minifib, questa Esatto. volta siamo a 20 centesimi appunto indice. Certo. 20 centesimi per 20.000 euro, 20.000 punti indici, che è il valore del FTSE MIB, circa siamo arrivati quindi a 4.000 4.000, euro. esatto, la cifra. E quindi, come ho detto poco fa, insomma, accessibile a portafogli anche di dimensione più ridotta, no? Che comunque possono. Esatto, permette quindi al cliente anche di mantenere una posizione, perché tieni Certo. conto che se hai un portafoglio azionario anche superiore ai 4.000 euro, no, magari non ti vuoi esporre per 20.000 euro, che sarebbe il nozionale del minifib. Magari sei più confortevole con un'esposizione più piccola che ti permette quindi di tenere la posizione più a lungo e quindi evitare di essere proprio schiacciato dall'operatività day to day, no? Che ti, in caso di perdita, che ti costringe ad uscire dal mercato. Assolutamente, Quindi assolutamente. è questo un po' il vantaggio del prodotto. Credo che ci vorrà un po' perché sia utilizzato nel suo pieno potenziale. Quindi abbiamo cominciato ieri con una cinquantina di lotti di contratti. No, 2 giorni fa con una cinquantina di contratti. Ieri abbiamo fatto circa 100 contratti. Quindi già è aumentato in C'è modo già esponenziale un subito da un giorno con pochino l'altro. Tra l'altro bisogna aumentato. dire che il prodotto sarà supportato dalla presenza di quattro market 4 market makers. makers, esatto, quindi avremo Bancasella, un market maker italiano, quindi questo mi fa molto piacere Vero. che un cliente italiano abbia deciso di sostenere il prodotto, la liquidità del prodotto, e poi 3 internazionali che sono i grandi del settore del market making a livello mondiale, che sono HRT, Hudson River Trading, Jump Trading e Optiver. Quindi 3 veramente grandi market maker che ci aiutano e che insomma, durante la giornata sono sempre nell'order book con un ordine di acquisto, un ordine di vendita. Esatto, offriranno il prodotto sulle piattaforme Sì. sostanzialmente, quindi sarà accessibile attraverso le loro piattaforme. Beh, questo, Nicola, si può dire che è un modo, o comunque in generale quando accadono periodi che cambiano tutto, come hai detto tu, come quello del coronavirus,
danno anche la possibilità a questi periodi di rendere la finanza più accessibile a tutti, che è un po', insomma, il mood, credo, vostro, anche attraverso l'iniziativa del TOL, cioè formazione e informazione. E quindi renderla non solo di nicchia, perché altrimenti insomma non si fanno non si potrebbero vedere e visionare le normali evoluzioni delle cose. Sì, quando si dà un panel di prodotti più diversi e si aggiunge la consapevolezza e la conoscenza da parte dei clienti, degli utilizzatori del prodotto nei suoi pregi e difetti, perché ci sono sempre pregi e difetti per ciascun prodotto, ovviamente si rende la persona più responsabile del suo investimento. Non dimentichiamo che l'investimento è una componente molto importante della propria vita, no? Bisogna pensare alla pensione, bisogna pensare a Se non ci cose che pensiamo noi, non magari. ce la danno, se no, Esatto, cosa succederà fra 20 anni, quando insomma si vede cosa possiamo, capire oggi. E quindi uno si deve preparare. E quindi credo che insomma, questo prodotto, assieme a tanti altri e altri che verranno, permetteranno sempre di più alle persone, agli individui, di essere più in controllo dei loro investimenti. certo, peraltro mi viene anche in mente che questo è anche un ottimo modo per ampliare la platea, indipendentemente, cioè dal portafoglio o meno, quello sicuramente l'abbiamo già detto, anche anagrafica, nel senso che già un'altra, tra virgolette, statistica, altri numeri che leggevo sono rispetto proprio all'idea e alla propensione all'investimento da parte dei giovanissimi, che notoriamente, ed è giusto che sia così, ci pensano meno rispetto agli adulti, però in questo periodo, in questo momento, è stato effettivamente verificato che anche i più giovani stanno ragionando su come investire magari gli euro a disposizione che hanno, i soldi a disposizione che hanno. Quindi Assolutamente. questo dà la possibilità anche di avvicinarsi a questo i giovani. Per questo è un prodotto da giudicare nel medio termine, è un prodotto che necessita questo cambiamento, che non è ancora ovviamente avvenuto, però lo vediamo benissimo, le generazioni nuove sono molto sensibili a quello che è adatto a loro, no? Che è a misura loro. Questo è un tema abbastanza ricorrente dei Esatto, finanza millennial. sostenibile, ci ricolleghiamo a quell'aspetto che poi avete aumentato ancora di più nell'edizione di quest'anno. Esatto, quindi questa componente un po' individualistica del ragionamento, quindi, si sposa molto bene con un prodotto adatto, insomma, al rischio che possono prendere, e poi anche alla conoscenza che hanno, perché ovviamente il giovane di oggi ha una conoscenza con l'università, no? Ci sono sempre dei corsi di finanza anche di base, e quindi la conoscenza di base dell'individuo medio 25enne, diciamo, in su, è molto più alta di 10 anni fa. E Vero. quindi sono più capaci di colpire, di capire tutte queste novità. Assolutamente sì, e poi appunto molto attenti alle tematiche ambientali, quindi finanza sostenibile, a tutto ciò che il mercato offre. Da questo punto di vista.